Sul dimensionamento scolastico, Buccino, Santa Marina e Caggiano ce l'hanno un po' con la regione, perché la sentenza viene fatta rispettare, come si andrà avanti? Ma il tema è che la sentenza in realtà non dice che la regione debba fare qualcosa, annulla quella che è una parte della delibera. L'ufficio scolastico regionale però non può temperare, perché di fatto l'anno scolastico è cominciato, per cui in realtà noi non possiamo fare niente, nel senso che semplicemente quella parte di delibera è stata annullata. Ora il Consiglio di Stato non si capisce se intimerà alla prefettura di ottemperare. Vedremo, però di fatto l'anno scolastico è già cominciato. Che cosa può accadere in queste scuole quando arriverà la sentenza del Consiglio di Stato? Beh, io sono il meno adatto a rispondere a questo qui, siamo prettamente regionale e poi noi dobbiamo ricevere dalla regione gli input di ciò che dobbiamo fare, niente di più. Ma sono previsti altri tagli per il prossimo anno? Ma io penso tutta la regione Campania, una ventina, una trentina di tagli ancora, ma per tutta la regione. La regione però è nell'occhio del ciclone per il dimensionamento scolastico di alcuni comuni. No, il dimensionamento scolastico non è stato fatto dalla regione, è stato fatto dal governo, ci sono stati dei numeri, la regione e la provincia in modo particolare che ha collaborato con noi per il ridimensionamento e chiaramente ha dovuto seguire quelle che sono le indicazioni che vengono da un provvedimento del governo. Su questo noi siamo rispettosi delle norme, d'altra parte la Regione Campania ha anche impugnato quel provvedimento.